Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di calciomercato e parliamo dell'ultimo acquisto del Benevento, un ritorno, Enrico Brignola, attaccante classe 99, arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera da calciatore. Cresce nel settore giovanile del Benevento, quindi un prodotto del vivaio giallorosso, ha avuto anche un'esperienza nella primavera della Roma. Nel 2016 viene inserito nella prima squadra del Benevento, ma il suo vero e proprio debutto tra i grandi avviene nel 2018 in Serie A con Roberto De Zerbi, dove colleziona 19 presenze e 3 reti. Nel 2019 viene ceduto al Sassuolo di De Zerbi per 3 milioni e mezzo e colleziona 7 presenze e una rete in Serie A. Nel mercato di gennaio viene ceduto in prestito al Livorno in Serie B dove colleziona 5 presenze. Nella stagione successiva il Sassuolo lo manda in prestito alla Spal dove colleziona 9 presenze in Serie B. Nel mercato di gennaio della stessa stagione il Sassuolo lo manda in prestito al Frosinone dove colleziona 8 presenze e una rete in Serie B. Ha indossato anche la maglia della nazionale italiana. 5 presenze con l'Italia Under 19, 3 presenze con l'Italia Under 20 e 2 presenze con l'Italia Under 21. Come caratteristiche tecniche è un giocatore molto veloce e molto agile, che può spaccare le partite, può giocare in diversi ruoli, attaccante esterno a sinistra, attaccante esterno a destra, trequartista dietro le punte, seconda punta, poi può giocare anche come falso 9, però c'è anche da dire che è stato molto sfortunato perché ha avuto tanti infortuni in carriera. E che dire alla fine? È finito il calciomercato e noi di Benevento Sport 24 daremo un voto al calciomercato del Benevento. Il nostro voto è 5,5. Rosa incompleta, mancano 4 innesti, un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista a tutto campo e un attaccante di riserva per la Padula. A livello complessivo di Rosa noi diamo un 6 più. Il nostro miglior acquisto secondo noi è mister Fabio Caserta, un grande allenatore che può far bene a Benevento, ma ovviamente bisogna dargli tempo. E speriamo che venga preso qualche centrocampista svincolato perché secondo noi è il reparto in cui soffriamo di più, soprattutto a livello numerico. Speriamo bene per questo Benevento che ci possa dare tante emozioni e tante gioie, come sempre. Con la pioggia e con il vento, sempre forza Benevento. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.